Angelo Morbelli è considerato uno degli artisti italiani più importanti della seconda metà dell'Ottocento, insieme a Previati, Segantini, Pellizza da Volpedo. Si formò all'Accademia di Brera, dove ebbe la possibilità di confrontarsi con Previati e Segantini, e da cui probabilmente trasse ispirazione almeno nella prima parte della sua formazione artistica. In una Milano interessata da forti cambiamenti culturali e innovazioni tecnologiche accanto ad una trasformazione economica e sociale, Morbelli si lasciò affascinare dal racconto della realtà. Utilizzò la sua arte come tramite di ricerca esistenziale, focalizzandosi sulla scoperta di quell'umanità fatta da poveri, prostitute e marginati. Il suo tratto realistico e incisivo si soffermò su volti scavati dalle rughe, su individui persi nel nulla in una panchina, nell'istante di un gesto di un lavoratore, nello sguardo attento di chi segue parole da una lettera, nell'incertezza presente nel volto dei vecchi. Morbelli è conosciuto anche come il pittore dei vecchioni per tutta una serie di dipinti che realizzò al Pio Albergo Trivulzio di Milano, dove trovavano rifugio e ristoro le persone anziane abbandonate. Morbelli realizzò dal vivo i suoi quadri immergendosi in mezzo agli anziani e cogliendo ogni singolo momento della giornata. Si fece allestire uno studio all'interno della struttura e condivise le sue impressioni attraverso la sua poetica. Anche i contadini furono uno degli argomenti preferiti da Morbelli. L'artista dedicò molte opere al duro lavoro delle mondine, chinate tutto il giorno nelle risaie per accumulare pochi spiccioli. Attraverso il divisionismo, Morbelli fotografò un istante di vita lavorativa di un gruppo di donne sfruttate per 80 centesimi. L'opera richiama alla mente le spigolatrici di Millet. Oltre ad una sottesa denuncia sociale raccontando la condizione dei vecchi abbandonati, Morbelli trovò il coraggio per denunciare una pratica sessuale che in quegli anni sembrava non avere controllo, la prostituzione minorile. Con l'utilizzo di inquadrature strette con tonalità di colore chiaro, Morbelli ci presenta bambine dallo sguardo assente, sdraiate in un letto dove si è consumato un crimine, violate nel corpo e nell'anima. Nell'istante in cui forse si stanno domandando il perché di tanta crudeltà.